Mio Italia, Movimento Impresa Ospitalità Italia. Ciao Paolo, buongiorno. Ci sono riuscito a Ciao dire. Stefano, buongiorno a voi. Ci sono Buongiorno a tutti. riuscito a dire buongiorno, che io sto in un altro fuso orario, no, di solito, quindi siccome Lo so. indegnamente conduco un giorno speciale al posto di Francesco Vergovic, mi scatta comunque il buonasera, lo spiego tutti i giorni perché tanto la gaffe c'è sempre. Allora, da domani dovrete fare che con questo Green Pass, ecco, voi ristoratori? Noi ristoratori dovremmo continuare a fare il lavoro nostro e non di certo a fare i poliziotti. Quindi noi questo Green Pass lo abbiamo da subito osteggiato perché naturalmente noi contestiamo il fatto che i nostri locali sono pubblici esercizi e noi però non siamo funzionari di pubblica sicurezza e quindi non possiamo controllare né documenti né dati sensibili dei nostri clienti. Quindi da domani naturalmente noi continueremo a fare il nostro lavoro perché non possiamo, ripeto, fare i poliziotti. Oh, al momento che noi, scusa Stefano, abbiamo fatto, io da subito ho fatto la proposta dell'introduzione dell'autocertificazione. Perché il cliente così innanzitutto viene responsabilizzato, secondo viene tolta la responsabilità a noi nel caso in cui viene dichiarato il falso con un green pass falso o con degli escamotage che naturalmente già su internet girano tranquilli. Questa proposta è stata ripresa da Salvini e dal ministro Garavaglia per appunto la cabina di regia di stamattina, quindi speriamo che qualche cosa venga modificato. Però comunque ecco, c'è tutta la questione naturalmente che entrerà in ballo nel prossimo autunno. Quella normale o assicurata? Quella normale. Scusami Stefano, ma sto all'aeroporto che sto partendo. Ahia! Hai fatto tutti i controlli? Sì. Ancora no, sto imballando le valigie. Ok. Mio fratello. Il tampone te lo sei fatto? Io ho praticamente il Green Pass perché ho avuto il Covid a marzo, quindi okay. sono libero, tra virgolette, ho 3032 anticorpi, quindi essendo Dio da punto di vista sto... Bravo. Poi magari leggo una cosa che oggi ho trovato sul... veramente delle cose incredibili, sul Corriere della Sera, in cui il direttore scientifico di Humanitas, l'immunologo Mantovani, dice letteralmente, guarda, te lo devo dire, scusami, mi è partito. Allora, quanto è protetto chi ha avuto il Covid? Poco, soprattutto fra gli anziani. Uno studio, e qui viene il bello, firmato Pfizer, condotto su circa 44.000 individui tra i 12 e i 90 anni, e pubblicato online, dimostra che nelle persone anziane, vabbè tu non sei anziano, la malattia dà una protezione da una nuova infezione solo nel 47% dei casi. Ora, che si citi uno studio firmato da un'azienda che produce i vaccini, per me è scandaloso, non so per voi, fate voi insomma. Ecco. È come chiede all'osso se il vino è buono. Paolo, com'è il tuo vino? È buono, buonissimo. Cioè, che te devo dire? Certo, è ovvio. Vabbè, insomma, vabbè, ragazzi, ce ne stanno tante di cose che non voglio dire, ma vabbè. Insomma, quindi, allora... Quindi, dicevamo, autocertificazione, il cliente viene, certifica attraverso, visto che normalmente siamo ormai abituati da oltre un anno e mezzo alla questione delle autocertificazioni, produce un documento dove c'è scritto che ha fatto il tampone, è stato vaccinato, ha avuto il Covid e così via, e quindi può tranquillamente entrare e assumersi lui la responsabilità, perché noi, non essendo, ripeto, poliziotti, non controlleremo mai i documenti alle persone, perché noi non siamo tenuti e deputati a farlo. Anche perché c'è la questione del vaccino che è volontaria, non è obbligatoria. Quindi se un italiano decide di non fare il vaccino perché ha avuto problemi magari di salute, come me ha una trombosi in corso e quindi non può fare il vaccino, cioè c'è tutta una serie di questioni che vanno al di là dell'essere novax, al di là questioni obiettive, del fatto che uno non può fare il vaccino, non può essere penalizzato e segregato nel dire tu fuori, cioè io questa cosa non la farò mai a un cliente mio che ha difficoltà
diciamo, vabbè, si assume, si deve assumere lui la responsabilità, però al momento questa cosa non è estremamente chiara, no? Cioè, esattamente, esattamente, ma poi il problema non si pone adesso, il problema si porrà a settembre, quando arriverà un po' di freddo, i locali all'aperto, sì, naturalmente leveranno i tavoli, troveremo comunque le metropolitane, gli autobus tutti belli pieni assembrati, e naturalmente la colpa sarà sempre di bar e ristoranti e di ristoratori e baristi che sono gli untori di questa peste bubbonica, e quindi naturalmente lì ci faremo naturalmente due risate, perché poi bisogna essere anche sinceri tra di noi.